strada cercando di cambiare qualche cosa e invece non so se l'hanno fatto. Hanno provato? Non so, a novembre, a dicembre, così. Dio buono, non cambia un centro avanti e compro una punta, due punte, almeno per conto mio, per quel che ho visto come spettatore. Invece non è stato fatto. Invece mai, non lo so, forse avrà comprato, però non era la punta giusta. Chi si salva? Ah, io vedo molto male il Cagliari. Spalle Benevento e Cagliari. Vedendo il calendario. Verona, Benevento e Cagliari. Sì, Verona, Benevento e Cagliari. Non vedo una partita facile con Cagliari. Il Cagliari non è una partita facile, sa? La Roma domenica, va a Firenze e c'è l'Atalanta. Tutte le squadre, Fiorentina e Atalanta, che lottano per la Coppa UEFA. Quindi non ha una partita facile. Le altre, qualcuno al Benevento, insomma, calendario più facile, più semplice. A fine stagione contano anche, no? Come dire, le motivazioni. Ma le motivazioni ce l'hanno tutte, però ripeto, vedendo il calendario ultimamente, vedendo il calendario, dovessi scommettere, punto sul calendario. A malincuore, ma è... non vedo possibilità, ecco, sarebbe un miracolo secondo me. Il calendario più difficile anche per gli altri, comunque. Penso che l'Udinese non abbia di questi problemi, anche se attraverso un periodo negativo, perché comunque ha delle partite in cui può giocarsela, insomma, con il concetto di rapporto. E anche a Chievo, perché ha partite Chievo anche a partite abbordabili, cioè c'è un combattimento, cioè costo a costo. Domenica è determinante per il Crotone, secondo me. Chievo, c'erano due sono abbastanza senso. Sì, se il Crotone non dovesse vincere, anche lei non è male. Però il Cagliari non ha nessuna chance. Oh. E però guarda il Crotone dopo. Il Crotone c'è. Chievo? Il Chievo. Però tanto il Crotone è a 34 in atto. Sì. E il Chievo a 31. Quindi tre punti non sono pochi. Allora poi, se vince il Chievo vanno a pari. Vanno a pari. Poi il Crotone c'è la Lazio in casa, difficile. Sì. E Napoli ha il Napoli. In che condizioni sarà Napoli, cioè lotterà ancora per lo scudetto? Non credo. Quindi io appunto mi dispiace, ma appunto il Cagliari. C'è un problema, c'è un problema. No, c'è un problema, però io mi dispiace. E c'è la Spaccia al Benevento, va a Torino e c'è la Sampdoria, mi sembra. E me per il molti punti, eh? La Spaccia 32. L'unica che rischia di avere difficoltà per far punti è proprio il Cagliari, in altre partite. Benevento non regala niente, Benevento non giocarsi la partita. Ma nessuno regala niente adesso, non credo che tutte quante lottano. Ma le 4 colpa l'Inter le prende Benevento, E che se ne dica? Diciamo sì, che giocherà bene. Anche con l'Udinese ha preso tre pari. Se poi il calcio, diciamo adesso come il mattino è tagliato, almeno ha sbaso Bologna. Alla rassegna dei filmati, manca soltanto qualcosa del vero, di Bagnoli. Quando capita, ci penserà spesso, anche se, ma vi rendete conto, si rende conto che hanno fatto la storia della una pagina di storia del calcio italiano, non solo veronese. Non è una cosa nuova. D'altronde te devi fare per vincere, mica per perdere. Però è stata un'avventura che non potrà mai essere dimenticata e magari difficilmente ripetuta, anche, non solo dal Verona ovviamente. No, te l'ho detto, dopo l'esperienza dell'Inter, che i giocatori facevano quel cazzo perché volevano, e basta.
rimane anche su di Valle Sonero. Potevo fare ancora l'allenatore perché avevo 59-60 anni, quindi basta, sono stufo. Adesso mi diverto. E non ho fatto più niente del pallone. Vediamo. Andavo a giocare con la, come si chiama? Nel nostro gruppo che abbiamo fatto per beneficiare, aiutare chi aveva bisogno di fare. Ecco, mi sono divertito. Adesso ormai non posso più giocare perché non ci do più. Così. Ma una delle cose che ha sempre detto, vale anche per voi, ma Bagnoli giocatore, che era veramente più forte di Bagnoli allenatore? Ah, non lo so. Solo dico, una delle cose che posso dire è che facevo quello che cioè parlo dei giocatori, se non vanno d'accordo loro che taglio le gambe via, cosa devo stare qua, i giocatori che non vanno d'accordo. Ecco, un principio, il principio del fare l'allenatore è quello lì. E purtroppo è difficile. Ma Bagnoli allenatore. Invece da giocatore sono mica che devo giocare, insomma. Però anche lì, se ti trovi che non ti giochi a un certo livello, se ti senti in Serie A, ti metti in Serie B o se ti metti in Serie C, insomma.